Adesso andiamo a un delitto assurdo. Siamo ad Ancona. Cos'è successo? Guardate la ricostruzione, poi andiamo lì in diretta. Poi capito, non gli potevo manco menà a sto Michele martedì. Lui chiamava mia madre e diceva: guarda che lui mi vuole menà, bisogna che si cura. Pensa a te che infame di c***a. E come facciamo a fargli ascoltare questo video? È pieno di bestemmie e di follia. È il 7 dicembre scorso, sera, lui e Mattia, 26 anni, inveisce contro il suo amico Michele Martedì, 26 anni, pure lui. Poche ore dopo, l'odio contenuto in questo video esplode. Accade tutto in pochi minuti, è l'8 dicembre, festa. Michele porta a spasso il suo cane, Mattia lo raggiunge e lo colpisce 1, 2, 3, 9 volte. Poco dopo, Mattia viene arrestato, confessa, senza emozione, l'ho ucciso io. Perché? Gli inquirenti cercano risposte nel video che l'assassino ha pubblicato la sera prima. Piaceva una che il nome non si dice. Questo cosa ha fatto? Ha sfruttato le paranoie mie per rovinarmi sta storia? Belle, sta roba, belle. Bravo Michele Martedì, bravo. Mattia parla di una ragazza che Michele gli avrebbe soffiato, ma la ragazza forse non esiste. E allora cosa? E allora forse, sempre nel video, le tracce di una follia che non si argina. Pure altra gente mi diceva: dai, sfogati, cusci, sfogati, dai, fa un po' di flessioni, dai. Ma dove morì tutti, oh, deve piare un colpo. Dovete morire tutti e muore solo Michele. Eppure, il giorno prima di quella morte, qualcuno chiama il 113. Vi prego, aiutatemi, mio figlio è scomparso. So che odia un altro ragazzo. Ho paura, per tutti e due. È la mamma di Mattia al telefono. Parla con la polizia, cerca di fermare suo figlio, dice che Michele è in pericolo. Prova a fermare l'orrore. 24 ore dopo la telefonata di questa mamma, l'orrore esplode. L'amico uccide l'amico, senza un perché. Lucilla Mazzucci in diretta. Allora, se non c'è questa ragazza, perché Michele è stato ucciso? Perché? Perché se lo chiedono gli amici che oggi erano in tantissimi qui su questa strada dove Michele portava a passeggio il suo cane e poi è stato colpito qui da 9 colpi. 9 colpi di qualcuno che vuole uccidere. Gli amici di Michele lo sanno, oggi erano tutti qui. Guarda, fiori, messaggi, le foto di Michele pieno di vita, la maglietta della sua squadra del cuore e tutti gli amici chiedono giustizia. Perché dicono cronaca di una morte annunciata. Sapevano che Mattia aveva questa fissazione, Alberto, si tratta proprio di un'ossessione. Ce l'aveva con Michele, ma perché? Forse non sa dirlo neanche lui, perché in quel video di cui abbiamo mostrato Alberto soltanto una parte, perché è un video delirante, pieno di parolacce, pieno di bestemmie, quindi l'abbiamo ovviamente tagliato. Parla di questa ragazza, ma gli inquirenti ancora oggi non sanno se questa ragazza esista davvero. E allora, dice anche un sacco di altre cose che probabilmente non hanno senso, Alberto. Lucilla, torneremo su questo.